Ciao a tutti ragazzi, prima di continuare il video mi raccomando iscrivetevi su YouTube, attivate la campanellina, seguiteci sui social e iscrivetevi al nostro gruppo Telegram. Oggi Titan PVM Mod. Ed ecco la scatola della Steam Crave Titan PVM Mod. Potente, sicura e semplice da usare. Su tutti e quattro i lati abbiamo il logo Steam Crave, sul retro Steam Crave Property Pulse with Modulation Chipset, quindi PVM, vi spiegherò dopo cosa significa. Ci vogliono quattro batterie J650 che saranno messe in serie parallelo, step che vanno da in volt e non in watt, tutte le protezioni della mod, schermo LCD e vi dice il massimo output sono 60 A. Aprendo la box ci troviamo un simpaticissimo stickers, un manuale di istruzioni totalmente in inglese dove ci spiega tutto e come funziona la mod, le istruzioni per l'uso, come inserire correttamente le batterie e tutti i parametri, in questo caso l'overtime protocol 10 secondi, dopo 10 secondi vi spegnerà tutto, protezione da cortocircuito, da voltaggio troppo basso e la massima potenza erogata sono 300 watt. E in ultima parte, ma non per importanza, la box in sé per sé. Possiamo notare il logo Steam Crave qui inciso, il display LCD, Titan PVM Mod, la regolazione e il fire. Sull'altro lato troviamo il codice seriale del prodotto, in cima le viti per poterlo smontare e il pin 510. Possiamo montarci fino a 41 mm di diametro di Atom. Sul fondo il vano batterie. Basterà tirare su questa solina e verrà via il coperchio. Vediamo in fondo come poter inserire le batterie. Seguendo l'ordine, più in basso, più in alto e più in alto. Messe le batterie, per accenderlo 5 click, 1, 2, 3, 4 e 5, Steam Crave, e vedremo. Carica delle batterie, il voltaggio, il wattaggio e la resistenza. Per variare i volt basterà girare la nostra manopolina, che è anche il pulsante del fire. Va da un minimo di 1 volt con step da 0,10 fino a un massimo di 8 volt e 40. Per bloccare i volt basterà premere 3 volte il tasto fire, 1, 2, 3, e vi bloccherà i volt, così in tasca non vi si girerà. Per sbloccarlo 3 volte. Detto ciò, andiamo a vedere come funziona nella prova di svapo. PVM, perché si chiama Titan PVM Mod? Partiamo con concetti basi. Il PVM è una modulazione di frequenza in base a questa. Ma cosa significano queste lineette? Significa che quando voi regolerete il vostro voltaggio, istantaneamente la pressione del pulsante fire, il voltaggio schizzerà a quel voltaggio e starà sempre fisso a quel voltaggio lì. C'è proprio un circuito che controlla questa cosa qui. Questa cosa ha pro e contro, e ne parleremo dopo. La box di per sé a me è piaciuta tantissimo, tanto che l'ho acquistata. E una piccola dolente per me, toccherà svapare senza nicotina. Sì, perché proprio il PVM, la modulazione PVM, 3 di nicotina, lo sentite come se fosse un 9 in cloud, e non sto scherzando, perché è veramente potente la spinta. Un mio liquido a 3 di nicotina lo abbiamo svapato per Zungun, poi lo abbiamo provato sul Glatz in drip, poi l'abbiamo provato con il Glatz RTA. Sono morto, avevo i polmoni, avevo delle castagne arrosto. Prova di svapo, mi dia un liquido. Lo proviamo con un Boon 25 mm con le Cloud Alien del nostro amico, proprio per favore, Waffo, del nostro amico Waffo. Fortunatamente ho preso un liquido senza nicotina. E vi dico giro che ora stiamo svapando a 3 volt. A 3 volt l'erogazione è questa. Appena prende il picco terrà sempre i 3 volt. Siamo sui 64 watt regolabili. Se ci pensate, 3 volt equivale a una batteria a scarica. Ed ecco cosa succede. Sentite il mezzo secondo che salta 3 volte e vi tiene 3 volte regolare, una erogazione regolare e costante, cosa molto bella da sentire svapata. È diversa da qualsiasi altra box a wattaggio regolabile, perché il wattaggio ha una curva.
Questa è una box circuitata, quindi ragazzi, anche se una box circuitata ha tutte le protezioni del caso, è per utenti esperti. Ma perché, Peppe? Intanto c'è sempre il rischio che qualcosa vada storto negli altri, anche se ha dei controlli per il cortocircuito, per tempo di erogazione e quant'altro. Ricordiamo che sono 4 batterie, 2 in serie, cioè sono entrambe in serie messe in parallelo. Quindi abbiamo 8,40 volt massimi con 60 ampere massimi di out, in base alle batterie che utilizzate. Qui dentro non ci vanno le 2700, ragazzi, mi raccomando, anche perché sarebbe inutile utilizzarle su un sistema del genere. Diciamo che differentemente da un Hammer of God è diverso perché è un'elettronica PWM, quindi non a controllo wattaggio ma a controllo volt, che è l'unico modo di utilizzare il PWM. E sembra un po' ritornare agli albori quando si ragionava in volt. No, il senso di questo è tanto come se fosse una box meccanica, quindi ragioniamo in volt nel meccanico, non tanto in watt. E la modulazione PWM può essere generata solamente con i volt. L'avete visto quello schemino lì? Tutto sommato è una box che costa relativamente poco, siamo intorno ai 100 euro, un'ottantina di euro, e funziona da Dio, oltre che veramente bella, esteticamente anche da tenere in mano, ha una certa importanza. L'erogazione costante dà un valore diverso alla svapata, non è come svapare in un meccanico, non è come svapare una box circuitata a wattaggio, è qualcosa di diverso che secondo me dovreste provare. Ed è veramente bello, oltre che potete montarci 41 mm sopra. E come dice un nostro caro amico, sotto i 30 mm da guancia, e qui penso che... Ragazzi, Steamcrave ha lasciato veramente un prodotto di fascia alta, sia per la fattura che per come funziona. Secondo me questa è una box che dovete tenere anche solamente da collezione, da svapare in casa, magari a una festa, in fiera ci sta benissimo, per altre occasioni forse è un po' troppo grossa. No, però in fiera magari quando ve la portate dietro è utile, perché comunque avendoci 4 batterie vi permette di arrivare a fine giornata tranquillamente. Ragazzi, 3 volte. Guarda, voglio fare la pazzia, la portiamo a 4 volt, aiuto, 4 volte il 2, che è l'erogazione massima di una batteria 18650, quindi sviluppiamo 126 watt in questo momento. Ok, devo chiamare i carabinieri, io o polizia, qualcosa? Proviamo. Grazie. È insvapabile. Su un gun è insvapabile, anche perché la campana troppo bassa, 4 volte 20 costanti scaldano le resistenze. Fatemi gli auguri. Nicotina al secolo, fatemi gli auguri. Contra regime. L'erogazione del PWM è tutta un'altra cosa. Dovete ragionare in volt e ragionate che su una 0,14 più di 3 volte non ci andate, anche perché non ce la fate. Allora, qui si può dire spinge. Qui si può dire spinge. Non eroga, ma spinge. Ma nei commenti fateci sapere se l'avete provato e se reputate il PWM lo svapo di elettronica del futuro, perché secondo me è una buona rivoluzione. Ce ne sono state altre PWM, ma questa è un circuito che funziona da Dio. Questa, un pro che vi voglio dare è il fatto che vi aiuta anche a togliere la nicotina dal cloud. Perché ragazzi, io che sono abituato a svapare la nicotina 3 in cloud, ho avuto dei problemi, quindi può dare una mano anche a quelli che non riescono a smettere. Bene ragazzi, il video è finito, mi raccomando passate sui social di Steamcrave, andate a vederlo e acquistatela, perché secondo me è un best buy. Ciao ragazzi! Ciao!